Un'altra notizia che dà l'idea della gravità della situazione in Cina: i campionati mondiali indoor di atletica leggera sono stati rinviati al marzo dell'anno prossimo, proprio a causa del coronavirus. Lo so, sarebbe stato figo mettere dentro tutti i telegiornali, anche per par condicio. Però Grande Mentana è stato l'unico a aver dato la notizia in prima serata. D'altra parte, fa le maratone. L'unico altro video che ho trovato è stato questo. The World Athletics Indoor Championships that were to be held in Nanjing, China have been postponed. Ovviamente della televisione keniana. In questi casi fa sempre comodo andare alla fonte. Questo è il comunicato della Federazione Internazionale. Il parere del nostro team medico, in accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che la diffusione del coronavirus sia dentro che fuori la Cina sia ancora a livello preoccupante e che nessuno dovrebbe insistere nell'organizzare grandi eventi che possono invece essere rimandati. Chiarissimo, la prevenzione è prima di tutto. E l'atletica non è stata l'unica ad essere contagiata dalla paura del coronavirus. L'intero campionato di calcio cinese è stato rimandato per mesi. Ciao ciao alla Formula E, alla Fed Cup, al basket, al golf, alla Coppa del Mondo di sci. Ma mentre per rivedere i campionati indoor dovremmo aspettare addirittura un anno, per gli altri sport la scelta è stata un po' diversa. Discesa libera e Super G si dovevano tenere sulle piste di Yanqing il 15 e 16 febbraio 2020, un mese prima dei mondiali indoor e appena 2 settimane dopo l'annuncio della loro cancellazione. E indovinate un po', hanno trovato un ripiego in poche ore. Verranno corse a Salbach, in Austria. Ora, non mi aspetto da World Athletics la stessa organizzazione e preparazione all'imprevisto della federazione sciistica, ma anche in altri sport se riuscite a trovare un ripiego. Ad esempio il PGA Tour di golf si sposta dalla Cina all'Indonesia. E con tutte le tappe del World Indoor Tour di questo periodo, che ci hanno fatto vedere prestazioni eccezionali, era così difficile promuovere una di loro a campionato del mondo. Ma a quanto pare non era un problema d'organizzazione. Alcune realtà si erano pure fatte avanti. Abbiamo considerato l'eventualità di spostare l'evento in un altro paese e vorremmo ringraziare tutte le città che si sono proposte per ospitare i campionati. Comunque sia, date la preoccupazione riguardo la diffusione del virus fuori dalla Cina, abbiamo deciso di non andare avanti con questa opzione, siccome potrebbe risultare in un'ulteriore posticipazione ad una data successiva. Ci può stare. Anche se il World Indoor Tour sì e i mondiali no. C'è un po' di contraddizioni qua, però dai. Diciamo che i mondiali portano dentro più gente, quindi la possibilità di diffusione del virus aumenta. Un po' debole come giustificazione. Ma il vero peccato, oltre a noi che non potremo vedere delle grandi battaglie, immaginatevi cosa sarebbe potuto succedere nel salto con l'asta, è che gli atleti top saranno costretti a rivedere la loro preparazione. Le Olimpiadi sono troppo vicine ed è troppo rischioso programmare un altro picco di forma nella stagione estiva. Un grande evento a metà marzo sarebbe stata la soluzione perfetta, come avranno sicuramente pensato questi due. Ehi, ma perché ipotizzarlo? Chiediamoglielo. Allora sì, non avere i mondiali va un po' a rovinare la stagione indoor, perché insomma averli avuto insomma era lo scopo principale delle indoor. Non cambierà il programma, insomma, cercheremo di entrare in forma solo prima per i campionati italiani assoluti invece che a marzo per i mondiali, però per il resto non cambia niente. La stagione sarà uguale alla prima e dispiace non fare i mondiali, perché insomma con queste misure si sarebbe potuto fare un buon mondiale, però è tutto rimandato per il prossimo anno. Grazie Leo. Prossimo anno in cui avremo anche campionati europei indoor, con forte rischio di sovraffollamento. Perciò la Federazione Europea si è messa d'accordo con quella internazionale per avere almeno 2 settimane di distanza fra gli eventi. Allora, che ne pensate? La vostra opinione come sempre qua sotto nei commenti. Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.